Ciao ragazzi, allora come promesso vi faccio questo breve tutorial sulla frase conclusiva di Isn't She Lovely, la frase che ho utilizzato per il mio arrangiamento. È un arrangiamento per sax e chitarra. L'ho trovato infatti sul mio canale YouTube nella playlist flauto e sax cover. Allora, la frase è la seguente. Ok, questo non è un tutorial su Isn't She Lovely, quindi mi limiterò soltanto a parlarvi di questa frase, delle tecniche che ho utilizzato e dei motivi, senza spiegarvi la struttura armonica del brano. Però se volete, se vi è piaciuto il mio arrangiamento, possiamo parlare degli accordi del brano e sulla ritmica, anche questa un po' particolare, che ho utilizzato per sostenere appunto il suono del sax. Allora, la frase innanzitutto va detto che viene suonata su un accordo di Mi maggiore, che è l'accordo conclusivo, perché la canzone è... E poi ci metto questo accordo, vabbè, di quinta eccedente, ma ne possiamo parlare un'altra volta. Allora, la pentatonica è una semplicissima pentatonica di Mi maggiore suonata in posizione Re del metodo Caged, quindi è... partendo dalla nota Si, quindi Si, Do diesis, Mi, Fa diesis, Sol diesis, Si, Do diesis, Mi. Questa pentatonica io l'ho utilizzata in un altro modo, utilizzando una diteggiatura particolare e personale, soprattutto per l'effetto che volevo ottenere. Allora, innanzitutto io ho aggiunto un accordo che in realtà nella canzone non c'è, è una dominante che mi permette poi dopo di tornare sul primo accordo Do diesis minore settima, che io suono con l'aggiunta della nona maggiore. E quindi mi serviva uno spazio, una frazione di tempo per arrivare, per togliere le dita e arrivare poi a questo accordo senza interrompere il suono. Ecco perché ho utilizzato anche una corda a vuoto. Ma veniamo prima alle note precedenti. Allora, io ho suonato la scala con questa diteggiatura: Si, Do diesis, Mi, Fa diesis, poi col terzo dito vado al sesto tasto Sol diesis. Il Si lo suono a vuoto, seconda corda a vuoto, Do diesis si trova perfettamente sulla terza corda sotto il Sol diesis, poi suono il Mi col medio alla quinta corda, quinto tasto, seconda corda, e poi il secondo Mi, dato che la frase si chiude con Mi Mi, il primo Mi lo suono qui, il secondo lo suono a vuoto, ed ecco che ho quella famosa frazione di tempo per poi andare a prendere l'accordo alterato. Quindi la mia frase sarà... Ok? E ho utilizzato queste tecniche. Allora, innanzitutto il legato. Perché faccio... Va bene? Poi per andare da Fa diesis a Sol diesis, glisso. Faccio un glissato. Il Si lo suono con la corda a vuoto, quindi il Do diesis col mignolo, la corda giù, la terza, sulla seconda il Mi e secondo Mi a vuoto e poi ottavo anche con il basso, non è necessario ma dava più pienezza, mi piaceva, quindi vedete che quando suono il Mi a vuoto tolgo la mano e quindi ho tutta la tranquillità per metterci un chic, un battito e ripartire, eccetera eccetera. Va bene, mi raccomando di esercitarvi facendo questa frase molto lentamente e quindi mi raccomando anche a sentire molto bene le note che sono suonate con il legato e con il glissato, cioè
invece avere un risultato tipo, scusatemi, cioè dove io non sento la nota, ma deve essere, ok? Eccetera eccetera. Va bene ragazzi, se vi interessa un tutorial sul mio accompagnamento lasciatemi un commento, mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube per chi ancora non si è iscritto e lasciatemi un pollice in su se il video vi è piaciuto, altrimenti in giù se non vi è piaciuto. Ok, alla prossima, grazie e un saluto, ciao.